La scure implacabile del bomber Carpinelli, giunto a 36 reti, si abbatte anche sul pietrafitta e trascina ai play-off il Magione in maglia bianco-verde e ad abbatte la squadra ospite, che per la verità aveva poco, anzi nulla da chiedere al proprio campionato e a questa partita, dopo aver festeggiato, lo dirà anche mister Silvestrini, praticamente per tutta la durata della settimana. Andiamo a vedere le immagini, perché subito il Magione che parte forte con questa palla messa sul secondo palo, stavolta Carpinelli non ci arriva di un soffio sul colpo di testa del proprio compagno. È ancora il Magione, la palla che va a colpire la traversa e il pietrafitta che si salva, ma sono ancora i padroni di casa di mister Sielli, pericolosi in area di rigore con questa azione di Pier Giovanni che mette in mezzo il colpo di testa in avvitamento di Carpinelli, e al 22esimo è Magione 1 pietrafitta 0, quindi con il Magione che mette la partita già in discesa. Festeggia uno dei tanti festeggiamenti stagionali di Fabio Carpinelli. Arriva così ancora un'altra opportunità, stavolta Carpinelli non ci arriva e commette anche fallo di mano sul calcio d'angolo battuto dal giocatore e dal proprio compagno di squadra. Poi ancora un gioco da ragazzi su questa iniziativa, mettere in rete, deporre da due passi al 33esimo per Carpinelli il gol del 2-0, un gioco da ragazzi per lui. Finisce il primo tempo con il Magione in vantaggio doppio, 2-0 sul pietrafitta. Ci si va a prendere qualcosa di fresco in una giornata torrida, ovviamente anche a Magione, però sono i padroni di casa a rendersi subito pericolosi con questa conclusione dove il portiere del pietrafitta Mencaroni deve smanacciare in calcio d'angolo, e arriva però il terzo gol ed è un gran pezzo di bravura. Al 13esimo è Versiglioni, che ci è sembrato di esterno destro, va a depositare con un gran tiro il pallone sotto la traversa. Magione 3 pietrafitta 0. Si fa vedere la squadra ospite in proiezione offensiva con questa bella giocata, recuperata il pallone, il tiro da parte di Pierini va a parare il portiere Baldoni Tiberi a terra. C'è il cooling break, ma c'è anche il quarto gol del Magione, lo realizza Partalli che se ne va in azione solitaria, il giocatore subentrato supera anche il portiere ed infila in rete al 27esimo quello che è il gol che fissa il risultato finale sul 4-0. Il Magione dunque affronterà domenica prossima in casa il San Marco, per poi la vincente doversela vedere con il capocavallo. La partita è stata una partita in cui a noi interessava la vittoria e quindi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di arrivare terzi. È stata una stagione molto molto impegnativa, una grandissima annata dove adesso arriviamo a giocare i playoff, per noi molto importanti, un gruppo bello, ringrazio la società, ringrazio i giocatori e adesso arriva il bello. Viviamo un momento importante, dobbiamo riuscire a concentrarci e arrivare all'obiettivo che è la promozione. Oggi è una giornata importante anche perché il nostro attaccante Carpinelli ha vinto la classifica cannonieri con 73 gol in 2 anni, quindi veramente 2 stagioni qui a Magione di Fabio importanti, ma un gruppo fantastico di amici e che posso dire, sono molto felice e adesso ci andiamo a divertire e per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Grazie alla società e grazie ai compagni. Allora, sull'incontro penso c'è poco da dire, perché noi venimo da una settimana di festeggiamenti per la salvezza raggiunta fino alla settimana scorsa. Io vorrei della partita non vorrei parlare, oggi vorrei fare solo un ringraziamento alla gente di Pietrafitta, ai giocatori di Pietrafitta, perché questa è stata la mia ultima partita con loro e quindi abbiamo fatto un percorso di 4 anni, siamo partiti da niente, con 10 persone che ci venivano a vedere al campo e siamo arrivati in prima categoria a salvarci una domenica prima che finisse il campionato con 100 persone sugli spalti, con 14 giocatori di Pietrafitta, dei quali
12 da quando siamo partiti il primo anno che non ci avevamo niente, quindi io devo solo ringraziare a loro, a Pietrafitta, alla società, ai giocatori e alla gente di Pietrafitta, solo questo, grazie del cuore e in bocca al lupo per i prossimi anni.